Gli animali, creature magnifiche, ma molto spesso sfruttate per carne o prodotti. E questo è qualcosa che sappiamo un po' tutti. Ma quello che molta gente non sa, o fa finta di non sapere, è che gli animali e l'uomo condividono un sacco di aspetti in comune, come il provare emozioni e il percepire il mondo che ci circonda. Infatti, sono stati condotti studi sugli animali e sulle loro capacità cognitive, emotive e sociali, e si è scoperto che sono molto simili alle nostre. Ad esempio, sappiamo che i primati, i cani e i gatti, sono in grado di riconoscere le emozioni degli altri, di comprenderle e di comunicarle in modo sofisticato e di avere anche relazioni sociali complesse. Inoltre, gli animali sono anche in grado di provare emozioni come amore, paura, rabbia e molte altre. Quindi questo significa che gli animali sono in grado di percepire il mondo che li circonda e di reagire di conseguenza, cercando quindi di adattarsi di situazione in situazione. Quindi queste scoperte ci obbligano a riflettere sul modo in cui noi umani interagiamo con gli animali. Infatti, molte attività umane coinvolgono gli animali, quindi l'allevamento intensivo, la caccia, la pesca, gli esperimenti sugli animali, e questo può portare, anzi, è sicuro che porti molto stress all'animale, per non parlare della sofferenza. Ma non sto qui a parlare solamente in cosa siamo simili all'animale, perché ci sono anche differenze abbastanza ovvie. Una delle più importanti e più lampanti è quella che l'uomo ha una capacità di ragionamento molto più sviluppata rispetto a quella dell'animale, e stessa cosa anche quella di comunicazione. Infatti, gli uomini possono esprimere le loro idee, i loro pensieri tramite il linguaggio, invece gli animali hanno solamente pochi modi di farlo, tramite movimenti del corpo o suoni. Poi l'uomo ha anche una maggiore capacità di controllare l'ambiente che lo circonda e di modificarlo in base anche alle sue esigenze, mentre gli animali sono molto più dipendenti dal luogo e dall'ambiente in cui sono. Un'altra differenza invece è l'intelligenza. L'uomo è ovviamente più intelligente dell'animale, anche se in certi casi direi che è un po' il contrario. Però l'uomo, grazie alla sua intelligenza, è in grado di sviluppare una vasta gamma di tecnologie per soddisfare qualsiasi suo bisogno, e si vede anche in quest'ultimo periodo quanto l'uomo sta avanzando sempre di più nel progresso tecnologico. Gli animali, invece, d'altro canto, hanno una capacità di apprendimento molto più limitata e difficilmente riescono ad adattarsi in poco tempo a situazioni nuove e magari complesse. Inoltre, l'uomo ha anche una capacità di empatia maggiore rispetto agli animali. Ma anche qua purtroppo mi viene a dire che non sempre è vero. Alcune volte sono gli animali che sono più empatici dell'uomo. Però questa maggiore empatia nell'uomo lo rende in grado di comprendere e sviluppare relazioni sociali complesse con gli umani e anche altri animali. Un'altra differenza poi è che l'uomo ha una maggiore capacità di organizzare la sua vita in società complesse, di creare leggi e di governare se stessi. Invece gli animali vivono in gruppi, principalmente gerarchici, in cui il capobranco o il maschio dominante del gruppo prende le decisioni per il gruppo intero. Ma nonostante queste numerose differenze, è importante riconoscere che gli animali hanno diritti morali come noi, perché anche noi in fondo siamo animali come loro, e dobbiamo trattarli con rispetto e compassione, come facciamo con le persone. In questo non c'è alcuna differenza. Molti animali sono in grado di provare paura, dolore, sofferenza, proprio come noi. Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio per evitare questa sofferenza e questo stress negli animali. Anche perché se questo capitasse a te, se tu nascessi animale, come ti farebbe sentire il fatto di essere sfruttato e ucciso per la tua carne oppure per un pezzo di abbigliamento? Non penso bene. Penso che tu vorresti vivere un po' la tua vita e non nascere solo con l'unico scopo di venire ucciso. Quindi è importante prendere coscienza della nostra vicinanza che abbiamo con gli animali e di prendercene cura. Come esseri umani dobbiamo impegnarci a ridurre al massimo il loro sfruttamento e ad aumentare invece il loro benessere. E solo così potremo costruire un mondo più equo e più rispettoso di tutte le forme di vita.